miei capelli secchi, sciupati, che si spezzano come paglia. Ho trovato la soluzione. Nuovo balsamo riparatore El Viva antirottura de L'Oréal Paris. La sua nuova formula, la Nutriceramide, riempie le fenditure dei capelli sciupati e li ripara fino alle punte. Più forti, meno 95% di capelli spezzati nella spazzola. Nuova linea El Viva antirottura antipaglia de L'Oréal Paris. Ridate vita ai vostri capelli. Ti presento la sezione investigativa. La omicidi. Lui lo conosci già. Ciao Simo. Ciao Alex. Io poi ce l'hai con me per quella storia nostra. Ci penso un po'. Stai tranquillo. Ecco. Guarda, io lo so, sto molto meglio. L'hanno ammazzato. Non fate toccare niente, aspettatemi che arrivo. Nessuno trova nulla perché l'assassino non commette errori. Quando è che lo fai capo della polizia? Io voglio cercare la verità. Siamo la squadra omicidi. La omicidi. A settembre su Rai 1. Coltelli tradizionali e da lavoro, una collezione ricca di fascino. Prima uscita il ronchetto valtellinese a soli 3,50 euro. Hachette. Soli 4,95 euro. Affari tuoi, la fortuna vi seguirà ovunque. Alla 61esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, la RAI c'è. Rai Cinema a Venezia, con grandi maestri e giovani talenti, sempre all'insegna della qualità. Arrivederci da Felce Azzurra Paglieri e da Acqua Minerale San Benedetto. Vento di Spagna, vento d'Oriente, ventagli dal mondo. Scopri il vento dei migliori ventagli fatti a mano e conosci la loro storia. Primo fascicolo e ventaglio spagnolo a soli 4,95 euro. PAL. Guardati della rondine. Purtroppo, dalla violenza degli incendi, la natura non può difendersi da sola. Se avvisti un incendio, chiama subito il 1515 del Corpo Forestale dello Stato. La chiamano dislessia. È un disturbo cerebrale che colpisce fin dalla più tenera età. Dagli Stati Uniti, le prime scoperte. Un tesoro del VII secolo in uno dei più spettacolari scavi archeologici d'Italia. In volo con gli aerei ultraleggeri del CNR per misurare quanta anidride carbonica produce l'Italia e quale sia il nostro contributo all'effetto serra. Mentre un giovane gibbone si prende gioco di due tigri, Talok, il piccolo langur, sta imparando a danzare fra i rami. Super Quark, martedì, ore 21. Dal 15 settembre ritorna il grande evento di Miss Italia. Siete pronti?
Ho rivisto Giorgio, il padre di Lele Young. Sa che ho avuto un bambino, ma non sa che è suo. Ma perché non gliel'hai detto? È troppo tardi, perché lui è sposato. Troppo tardi per te, ma non per il bambino. Ti rendi conto, mia madre? Insomma, Carlottina, fammelo conoscere, invitalo domani sera a cena. Carlotta, scusami tantissimo, sono rimasto chiuso dentro lo zoo. Era Guido, ha detto che ha un problema. Dovevamo rimanere chiusi in uno zoo di notte per guardarci negli occhi ancora? Un medico in famiglia, domenica, ore 20:45, Rai 1. Give me five. Quest'anno Domenica In vi offre la possibilità di vincere delle cose bellissime, le cose che avete sempre desiderato per la vostra famiglia. Come fate a vincerle? Dovete rispondere esattamente alle domande del nostro quiz. Ma attenzione! Se sbagliate le risposte, potete perdere tutto! Allora vi aspetto a Domenica In con il primo super quiz per famiglie. Noi aspettiamo le vostre telefonate. Buona visione da Banco Popolare di Verona e Novara. Finalmente. Alla 61esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La RAI c'è. Rai Cinema a Venezia, con grandi maestri e giovani talenti, sempre all'insegna della qualità. Ed ecco la vetta più alta del mondo, l'Everest. Molto affollata oggi. Sono trascorsi 50 anni dall'impresa alpinistica degli italiani che nel luglio del 54 conquistarono la vetta del K2. Una nuova spedizione ha ricordato l'evento prima scalando l'Everest, la montagna più alta del mondo, e poi di nuovo il K2. Italiani in vetta mostrerà le spettacolari immagini delle spedizioni sulle montagne dell'Himalaya e racconterà le emozioni di un'avventura ai limiti dell'impossibile. Italiani in vetta, a speciale TG1, domenica alle 22:45 su Rai 1.